Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi si torna a parlare di una bella moto italiana, ovvero la nuova crossover della Moto Guzzi, la V85 2024. Vi ho parlato di questa moto qualche mese fa quando Moto Guzzi l'ha presentata, però al tempo mancavano i prezzi. Ho cercato un attimo di dirvi secondo me quali potevano essere ed effettivamente ci ho abbastanza azzeccato. I prezzi sono aumentati per questa versione nuova, ma non di tanto come magari qualcuno poteva temere, a parte la Travel che costa 1000 euro in più rispetto alla versione 2023. Comunque, piccola parentesi. Ieri vi ho parlato dell'Aprilia RS 457 e oggi della Moto Guzzi. 2 giorni a parlarvi di moto italiane e di questa cosa mi fa veramente molto piacere. Aprilia e Moto Guzzi sono due marchi che a me piacciono parecchio, anche molto di più rispetto alla Ducati, quindi mi piace parlarvi di queste moto. Oltretutto, la TT vi ricordo che l'ho provata 2 volte, l'ultima volta la versione Euro 4 2021, se ricordo bene. E qui di fianco trovate la prova che ho fatto per l'appunto quel di Pavia 2 o 3 anni fa e ve la lascio anche alla fine di questo video nel classico riquadrino. Detto ciò, la nuova 2024, ragazzi, è una moto che va a cambiare un po' rispetto alla 2023, no? Il motore nuovo, aggiornato, Euro 5 Plus, fasatura variabile, aumenta la potenza, aumenta la coppia. Cambiano anche gli allestimenti, ma i prezzi comunque rimangono molto allettanti per una moto che fondamentalmente può essere vista come ancora più allettante rispetto alla Stelvio e rispetto alla Mandello, più che altro perché la moto va a costare di meno ed è un pronto strada, cioè comprate questa moto, nei vari allestimenti avete un mezzo per prestazioni che vi porta ovunque senza venire un problema, sia in strada che in fuoristrada, cioè non serve il Compact Block V100 della Stelvio o della Mandello per andare in giro. Fare del turismo anche o fuori strada, basta e avanza il motore small block dell'85 2024. Per quanto riguarda questo video, faccio magari un piccolo riassunto di questa moto, come è fatta, anche se comunque già ve l'ho presentata, e poi vi dirò effettivamente i prezzi. Ora, una cosa, al momento venerdì 16 febbraio, ore 21:10 circa. Nel sito ufficiale Moto Guzzi Italia questa moto non è ancora presente, c'è ancora la vecchia 2023. Non so bene perché, ci sono i vecchi prezzi, le vecchie versioni, tipo la verde altai, di colorazione, vi dicendo. Probabilmente perché c'è una promo attiva, mi sembra di aver visto, che vale fino a febbraio, quindi magari Moto Guzzi ha aspettato per aggiornare il sito. Però se volete tutte le informazioni complete su questa 2024 che tra poco andremo a vedere, dovete scaricarvi la brochure dal sito ufficiale Moto Guzzi Italia, vi arriverà per email e vi trovate informazioni sulla gamma 2024 complete, sulla V7, sulla V9, V100 Mandello, V100 Stelvio e anche la 85 2024. E il prezzo non lo trovate quindi nella sezione di questa moto, visto che è la 2023. Ma lo trovate nelle news, scorrendo verso il basso c'è la news sui nuovi modelli e trovate anche il prezzo. Poi vi metto comunque alla fine di questo video riquadrino lo screen preso dal sito proprio con i prezzi detti un po' velocemente, insomma, di questa versione 2024. Un'altra cosa, poi iniziamo. Ci sono 3 diversi allestimenti, strada, TT e travel, no? Da un allestimento all'altro cambiano diverse cose. Magari in questo video siamo anche alle 9:10 di sera, no? Quindi sono anche un po' stanco. Magari non mi ricorderò tutti i vari accessori che monta la TT o la Travel. Quindi se mi dimentico qualcosa, magari scusatemi. E comunque, se vi interessa questa moto, scaricate la brochure ufficiale che trovate tutte le informazioni complete e non vi sbagliate. Detto ciò, qui di fianco vi lascio qualche immagine. Questa è la versione strada. Disponibile in 2 diverse colorazioni che sono la nero isola, quella nera e la grigio brera. È la livrea, sono livree diciamo un pochettino più urban, meno belle magari rispetto alle livree della versione TT e della versione Travel. Onestamente non mi fanno impazzire. Di diverso comunque rispetto alla versione TT e Travel abbiamo parafango anteriore che è basso, utile per andare strada. I cerchi sono in lega e non sono a raggi, anche se comunque non vanno a cambiare le misure. Manca la piattaforma inerziale a 6 assi, manca l'ABS cornering, mancano i paramani e
E abbiamo tre riding mode, Sport, Rain, Street. Aumenta di 1 sulla versione TT e aumenta di 2 invece sulla versione Travel. Quindi questa è la versione, diciamo, un po' più stradale. Gli pneumatici hanno un battistrada più stradale rispetto alla controparte TT e alla controparte invece Travel. Diciamo, questa è la versione d'ingresso meno costosa, più indicata per chi vuole andare in strada, magari farsi dei viaggetti, e quella che magari può essere più appetibile in Italia, visto che sapete benissimo come la penso. Secondo me in pochi effettivamente vanno a farsi del fuori strada, quindi questa moto per andare in strada è più che perfetta. Ovviamente motore e ciclistica non va a cambiare dalla TT alla Travel oppure alla strada, cambia giusto il peso. Poi la versione di mezzo invece si chiama TT, due diverse colorazioni. Le distinguete dalle altre per il telaio rosso su entrambe le versioni. Abbiamo la livrea, quella rosso fuji, bellissima, e la grigio tambora, due livree notate con il telaio rosso, no? Mentre è nero sulla versione strada e sulla variante travel. Qua abbiamo dei cambiamenti importanti rispetto alla versione strada. Non c'è parafango anteriore basso, è solo alto. Cerchi che sono a raggi con pneumatici tubeless, più adatti anche per andare a farsi del fuoristrada. Protezioni, 4 riding mode, c'è l'aggiunta del riding mode chiamato off-road, visto che la moto è pirata per andare fuoristrada. Piattaforme inerziali a 6 assi di serie, incluso nel prezzo, e anche ABS con funzione cornering più paramani. Queste qua sono un po' le differenze dalla TT alla versione travel. Costa 1000 in più rispetto alla strada. Dalla TT, scusate, alla strada. E per l'appunto la TT costa 1000 euro in più rispetto alla versione stradale, la versione strada. Poi la top invece è la versione chiamata Travel. Questa è la versione più completa e costa un po' di più rispetto, molto di più, 1500 in più rispetto alla versione TT. Abbiamo, come vedete in questa immagine, una sola colorazione chiamata Bronzo Deserto, che è veramente bellissima. Di serie abbiamo un parabrezza Touring, paramani. Borse rigide laterali, sella riscaldata, manopole riscaldate, piattaforma inerziale a 6 assi, ABS con funzione cornering, piattaforma Moto Guzzi Mia, quindi Bluetooth tra smartphone e moto, di serie con versione prezzo, 5 riding mode. C'è anche in questo caso la modalità custom che si può avere sulla strada e sulla TT, ma si vanno a pagare a parte. Invece qua la modalità custom si trova di serie, compreso nel prezzo, anche se è una cosa che onestamente comprendo poco. C'è un riding mode custom personalizzabile che si va a pagare come accessorio, mi sembra un po' una cosa strana, però comunque tant'è. Qua i riding mode sono 5, sono 4 sulla TT e sono 3 sulla versione strada. Questa è la moto pronta per fare tutto, è la più costosa, allestimento completo, può andare in fuoristrada, può andare in strada, farsi dei viaggi lunghi, comodità e via dicendo. Ora, parlando invece di caratteristiche tecniche, vi metterò d'ora in poi qui di fianco delle immagini un po' sparse dalle diverse versioni del 2024. Il motore è lo stesso per tutte le versioni, no? Ovviamente, potenza e coppia, via dicendo, non vanno a cambiare, cambia giusto il peso. Il motore è lo small block, è un bicilindrico a V, cilindrata 8,53, con una potenza di 80 cavalli a 7.750 giri. 4 cavalli in più rispetto alla versione 2023 e 83 Nm di coppia a 5.100 giri, quindi performance nettamente aumentata rispetto alla vecchia versione 2023. Questo grazie al motore omologato Euro 5 Plus con fasatura variabile. Poi abbiamo un peso che va a cambiare da versione a versione. La versione meno pesante è la strada, 205 kg a secco, che non sono tanti. Per intenderci, una TRK 702, ma anche la 500, pesano a secco 213 kg. Questa moto invece della Moto Guzzi con questo motore 205 kg a secco, la versione strada, la TT 4 kg in più, 209 kg, la Travel senza le borse laterali 211 kg, quindi in assoluto sono dei pesi assolutamente gestibili da chiunque. Altezza sella non va a cambiare per le versioni 830 mm e serbatoio da ben 23 litri, autonomia dichiarata attorno ai 400 km. Quindi per motore, capite, potenza e coppia più o meno equiparabile al motore della V-Strom 800 SE barra DE.
Mentre ciclistica terrain acciaio, sospensioni con la forcella, stili rovesciati da 40 mm regolabile, regolazione, precarico molla sulla TT e sulla versione Travel. Abbiamo poi anche il mono regolabile, con precarico molla per l'appunto, con la molla colorata di rosso sulla versione Travel e versione TT, mentre è classica nera sulla versione strada. Il petto frenante Brembo doppio disco anteriore 320 mm con pinza monoblocco radiale a 4 pistoncini, anteriore e posteriore singolo disco 260 mm con pinza 2 pistoncini, tutto firmato Brembo il petto frenante, gommata con ciechi 19-17, 110 l'anteriore, 150 il posteriore. Qua abbiamo cerchi in lega per l'appunto sulla strada, cerchi a raggi, pneumatici tubeless sulla versione TT e sulla versione Travel. Poi abbiamo ABS, cornering sulla Travel, cornering sulla TT e ABS doppio canale invece normale sulla versione strada. So che nella brochure in un punto dicono che l'ABS cornering c'è anche sulla strada, in realtà no, perché la piattaforma inerziale sulla strada non è presente, quindi manca l'ABS cornering. Infatti, se guardate poi nell'allestimento della moto, sulla strada proprio non mettono l'ABS cornering, ma mettono altre cose. Poi abbiamo la strumentazione TFT 5 pollici, molto carina, fatta bene. Abbiamo Bluetooth di serie con la Moto Guzzi mia di piattaforma sulla versione Travel, ma si può avere come optional pagando la parte anche sulla TT e anche sulla strada. C'è traction control di serie su tutte le versioni e anche cruise control e anche la presa USB, riding mode 3 sulla strada, 4 sulla TT e 5 sulla versione travel con l'aggiunta del riding mode chiamato custom. Più o meno questo è quanto, ecco, queste sono un po' le moto come sono fatte. Prezzi, allora, la strada 12.500 euro, qui di fianco vedete il sito quello che dice. La versione TT 13.500 euro, 1.000 euro in più, e la versione Top Travel 15.000 euro. L'anno scorso, 2023, la Travel costava 14.000 euro come la guardia d'onore. 1.000 euro in più, 15.000, effettivamente qualcuno potrebbe dire a quei prezzi ci si avvicina molto, per esempio alla Honda che monta a 1.100, però il target della Moto Guzzi in genere sono persone che amano questo marchio, quindi un po' come i Ducatisti non guardano in casa Honda o le giapponesi, ma vogliono una Moto Guzzi. E quindi in assoluto prezzo ci può ancora stare. 15.000 avete una moto pronta per viaggiare, andare ovunque, anche fuori strada, e secondo me non serve neanche andare sulla Stelvio o sulla Mandello per andare magari a farsi un po' di sport touring, diciamo così. Quindi, moto interessante, sempre bellissima, poi come design anche una moto molto particolare, riconoscibile con la firma anche dell'Aquila, farò LED. Nel complesso, una moto molto, molto bella, non è neanche grossa, non è massiccia come moto, si porta molto bene, è facile, una buona elettronica. Quindi, una bella moto, ecco, onestamente, una bella moto, una tuttofare, italiana, fatta bene. Quindi da questo video ragazzi è tutto, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa versione 2024, se vi piacciono le varie colorazioni, se l'avete vista dal vivo, i prezzi, cosa ne pensate, se l'avete ordinata, se l'avete comprata, via dicendo. Magari se possedete una versione precedente, Euro 4, Euro 5, scrivete nei commenti magari cosa ne pensate, perché rispetto alla 2021, per esempio, l'Euro 4, non è che la moto sia stravolta come motore, il motore è sempre quello alla fine, no? È lo small block, non va a cambiare, è vero, adesso Euro 5 plus, fasatura variabile, però potenza e coppia più o meno sono lì, ecco, non è che ci sono 20 cavalli in più, 50 Nm di coppia in più, no? Rispetto alla vecchia versione, più o meno i valori sono abbastanza vicini. E anche la ciclistica vi dicendo, quindi se possedete o avete posseduto una versione precedente di questa moto, magari nei commenti scrivete come vi trovate, no? Pregi, difetti, assistenza, se avete avuto bisogni, vi dicendo, se la ricomprereste, se la consigliate, per chi la consigliate, vi dicendo. Certo, il top per questa tipologia in casa Moto Guzzi è la Stelvio, però la Stelvio comunque ha dei prezzi anche importanti, cioè forse ha fin troppo per quello che serve effettivamente per andare in strada. Questa moto in variante travel è completa, pronta per fare tutto. Da questo video è tutto, come sempre saluto Erika, vedo un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, gli link nella backer ufficiale, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi!